San Giustese in Serie D, Andrea Tosoni, un grande sogno, un presidente che ha cambiato il modo di fare calcio a San Giusto. No, cambiato no, diciamo che abbiamo trovato un triennio felice e anno per anno ci siamo migliorati e quest'anno è successo quello che nessuno all'inizio stagione credeva, Meste compreso me. Una squadra vincente in campo, quindi significa che anche la società c'è. La società c'è, siamo in poche unità, però diciamo che il bello di essere pochi, a volte per decisioni è molto più semplice da prendere. Motivatori, forse Proculo, ma anche altri, credo. Il merito? Ma il merito... Il merito quando si vince un campionato è perché tutti i meccanismi sono andati tutti alla perfezione, tutti quanti, quindi da me come presidente, al vicepresidente Secondo Candinetti, il collaboratore Maurizio Rossetti, tutto lo staff organizzativo, e anche se poi c'è molto da lavorare perché un conto l'eccellenza, un conto la Serie D, e sono andati tutti, tutto va bene, tutto è andato bene, ecco. Lei ha parlato di Serie D, sente questo peso, questa responsabilità? Lo sento e, come rilasciato anche in altre interviste, è una preoccupazione che ho, perché oggi come oggi noi non siamo pronti per la Serie D a livello organizzativo e a livello societario. Dobbiamo quindi un attimo fare bene i conti e soprattutto e fare delle scelte azzeccate e giuste, non solo per quanto riguarda l'allestimento della prima squadra, ma soprattutto per tutta l'organizzazione che dalla Serie D richiede. Ecco, questo campo sportivo che vedete, il prossimo anno dunque affronterà, vedrà giocatori di Serie D. Jonathan Proculo, quanto è tuo merito? No, il merito è di tutti. Io ho scelto dal primo all'ultimo giocatore insieme al presidente, che è il mio secondo direttore sportivo. Non per necessità, virtù, per fortuna abbiamo vinto meritatamente. Adesso bisogna pensare al prossimo anno, se verrà riconfermato. Ah, dovrei essere riconfermato, a meno che non muore il presidente. Serie D, esperienza bellissima che la società, dal presidente a Maurizio Rossetti, a Grandinetti e anche tutto grazie agli sponsor meritano, proviamo questa realtà. Nella speranza magari anche di sognare è lecito, mai dire mai. Bisogna puntare sui giovani. Sì, facciamo una squadra per arrivare entro le prime 5 posizioni, facciamo sognare il presidente, non c'è 2 senza 3 e vedremo dove arriviamo.